Ieri abbiamo sentito il Presidente del Consiglio pronunciare parole che sembravano orientate verso un cambiamento, perché il Presidente del Consiglio ha detto chiaramente a tutta Italia che alle elezioni di domenica i cittadini hanno chiesto un cambiamento. E allora uno arriva oggi in Parlamento e pensa che arrivi quindi la proposta di legge immediata sul reddito di cittadinanza. Forse arriverà una proposta di legge immediata per abolire Equitalia, o forse una vera legge contro la corruzione. Per un attimo pensi che arrivi il segnale di cambiamento. Ecco, invece cosa c'è oggi come primo provvedimento di cui parliamo in Parlamento dopo che il Presidente del Consiglio ha parlato di cambiamento? L'ennesima legge a favore delle banche. Viene da dire alla faccia del cambiamento, Presidente. E Presidente, è singolare davvero che non ci sia più un limite oltre il quale il Presidente del Consiglio pensa che il governo la debba smettere di favorire le banche perché c'è un limite al pudore, alla dignità. Non si può, dopo tutto quello che è accaduto in questi ultimi 2 anni, arrivare ancora in Parlamento con provvedimenti che favoriscono le banche. Io, Presidente, mi trovo a discutere una questione per stabilire la costituzionalità di questo decreto-legge, ancora una volta la decretazione di urgenza, ancora una volta un provvedimento totalmente eterogeneo. E dovrei davvero spiegare io cosa è incostituzionale in questa norma? Presidente, mi rifiuto. Leggetevi la Costituzione e trovate un solo articolo che non sia violato da una norma che dall'articolo 1 e in poi sottopone i cittadini ancora una volta alla dittatura delle banche. Allora, entriamo un attimino nel merito, perché davvero una persona esterna a questo Parlamento stenterebbe a crederci. Invece, se i cittadini ci stanno ascoltando, diciamo che il governo sta dando alle banche la possibilità di entrare dentro le imprese e di aggredire tutto ciò che appartiene all'imprenditore. E come fanno? Dividono i beni mobili dai beni immobili. I beni mobili, Presidente. Parliamo dei beni, i mezzi di lavoro, gli strumenti di lavoro degli imprenditori. La banca gli dice: vuoi un po' di soldi? Bene, devi sottoporre a pegno non possessorio, vuol dire che il bene rimane a te perché devi lavorare per pagarmi, però sappi che se per caso sei inadempiente e l'inadempimento lo decide la banca, io ti vengo a prendere gli strumenti di lavoro, divento in automatico proprietario dei tuoi strumenti di lavoro. Io non so come sia possibile concepire un'aberrazione del genere. A quel punto non immaginiamo nemmeno come possa lavorare un imprenditore che sa che i propri strumenti di lavoro sono già nelle mani della banca che gli ha erogato magari una miseria di credito. Ma andiamo avanti. Il capannone dell'imprenditore. Allora, fino ad ora c'erano delle regole. Se la banca voleva prendersi il capannone dell'imprenditore, doveva seguire delle procedure. Invece adesso, qual è l'idea del governo Renzi in questo momento in cui, a quanto pare, secondo lui devono essere protette le banche? Cioè, perché questo è il paradosso. Dopo tutto quello che è accaduto, il governo non interviene per tutelare i cittadini dalle banche. No, ma per tutelare ancora di più le banche. Cosa dovrà succedere? L'imprenditore dovrà essere colpevole di non aver pagato 3 rate del finanziamento. 3 rate a seguito delle quali la banca si impossesserà in automatico del bene immobile che appartiene all'imprenditore. È un'aberrazione senza precedenti, Presidente, con cui si mette la vita dell'imprenditore, perché l'impresa non è fatta soltanto di beni patrimoniali, ma è la vita dell'imprenditore. Si mette la vita dell'imprenditore sia nei beni, negli strumenti di lavoro, sia negli immobili che gli servono per lavorare, in mano alle banche. E Presidente, sa qual è il problema? Sa qual è il problema? Il problema è molto semplice: che chi fa le leggi
non sa cosa vuol dire entrare in banca per riuscire a risolvere una crisi bancaria, per risolvere una crisi economica della propria azienda. Non lo sa chi scrive le leggi cosa vuol dire pensare anche di suicidarsi per poter risolvere la propria situazione economica. E qualcuno dice, ma entra lì e firma il contratto, firma perché deve avere dei soldi, deve avere accesso al credito. Ma uno Stato vero deve tutelare il cittadino da se stesso anche, nel momento in cui quel cittadino è in una crisi che lo porta a pensare anche a togliersi la vita per risolvere la propria crisi. E oggi ce ne sono tanti in Italia, ce ne sono tantissimi. E allora, Presidente, ma qual è il principio? Qual è il limite oltre il quale non si deve arrivare nel momento in cui si dice che se un imprenditore non paga 3 rate di finanziamento la banca si prende in automatico il suo capannone? C'è un limite o no? Perché allora col principio per cui l'imprenditore comunque firma e comunque accede a una liquidità, allora di questo passo, Presidente, facciamo sì che l'imprenditore possa mettere in pegno un polmone o un rene, perché Presidente le garantisco... Un attimo, nella buona fede, gentilmente, grazie, prego. Presidente, le garantisco che un cittadino che è disposto a togliersi la vita per ottenere... per risolvere la propria situazione sarebbe disponibile anche a concepire di mettere in pegno un organo per poter risolvere la situazione della propria famiglia, perché guarda i propri figli e vede che non è più in grado di mantenerli, non è in grado di dargli il minimo necessario. Ma Presidente, chi lo dovrebbe sapere? Chi lo dovrebbe sapere? Chi dovrebbe immedesimarsi agli imprenditori? Gente che non ha mai lavorato, oppure gente che pensa che sia così semplice guadagnare 15.000 euro al mese, perché tanto bisogna venire qui e stare seduti. O gente che entra in banca e magari è servita e riverita. Non è quello il rapporto che hanno i cittadini con le banche. La banca non gli stende un tappeto rosso quando entrano, come fa con voi quando entrate nelle banche. E passiamo alla seconda parte. Questa dovrebbe essere, Presidente, la parte migliore del provvedimento, in cui il Governo fa una dichiarazione di ammissione di colpa, perché evidentemente lo scandalo delle quattro banche è stato uno scandalo in cui sono stati protagonisti la Consob, Banca d'Italia, il Governo, e adesso il Governo si rende conto che è il caso di ricattare, perché di ricatto si parla, i cittadini, per magari coprire le responsabilità. Teniamoli buoni questi cittadini, e allora si decide che c'è un indennizzo per coloro che sono stati truffati nel caso delle quattro banche. Ricordo che i bilanci delle banche sono collassati grazie anche a quella decisione di quantificare le sofferenze nel 17,5%, provvedimento che ha fatto ulteriormente collassare i bilanci delle banche. Ma andiamo a chi viene pagato, perché dobbiamo parlare di questo. Chi viene pagato? Quanti truffatori vengono pagati con questo provvedimento? Allora, dire che è parziale è un eufemismo, Presidente. Allora, innanzitutto vengono pagati soltanto quelli che avevano contratto l'obbligazione prima del 12 giugno 2014. Perché? Perché, glielo dico io, Presidente, magari fa fatica a immaginarlo, però il suo partito arriva anche a questo, perché... quel giorno entra in vigore, viene pubblicata la direttiva sul bail-in, e quindi la persona anziana, il cittadino che è entrato in banca e è stato truffato, un giorno prima viene pagato, il giorno dopo no, perché già c'era la direttiva nella Gazzetta Ufficiale, quindi lui lo doveva sapere. Ma se non sapete nemmeno quali leggi approvate, ma come pensate che i cittadini debbano sapere cosa è passato, cosa è stato pubblicato, da quali direttive europee? Non solo, Presidente, soltanto gli obbligazionisti. Voglio ricordare che i truffati tra azionisti e obbligazionisti sono 130.000. Quanti sono gli obbligazionisti su 130.000? 10.000, Presidente, 10.000 su 130.000, perché la matematica non è un'opinione. Allora, non solo, se uno acquisiva l'obbligazione nella banca Etruria, allora viene indennizzato. Se uno l'ha fatto in un'altra banca che vendeva le obbligazioni di Banca Etruria, invece no. Qualcuno dovrebbe spiegare la ragionevolezza. Non solo,
tra i piccoli, Presidente, facendo una quantificazione, si parla di quei 10.000 che vengono, e ho finito, di quei 10.000 che vengono risarciti, praticamente, che vengono indennizzati soltanto all'80%, soltanto all'80%, praticamente su 10.000 a 5.000. Fate un po' di calcoli, Presidente, e concludo davvero. Quando parlate di cambiamento, la prima cosa che dovreste cambiare è il vostro datore di lavoro, che non sono... Si rivolga a me, onorevole Bonafede. Ma sono i cittadini italiani. Si rivolga al Presidente. Grazie. Grazie.